Buongiorno. Prima di iniziare la nostra riflessione sulla prima lettera di Pietro, mi è stato portato un foglio di giornale dove un giornalista, mio collega, perché docente ordinario di esegesi biblica, anche lui, dice nel Vangelo il terremoto è teofania, non un castigo. Sapete quello che è successo? Allora, vediamo di motivare le cose, perché è inutile dire che questo domenicano ha sbagliato. È meglio capire il perché ha sbagliato. Allora, se fosse per davvero quel terremoto castigo dei peccati, la morte di Gesù sarebbe inutile. Durante la sua predicazione Gesù è stato chiarissimo. Lui è il Messia sofferente, lui è il servo di Yahweh. Compito del servo di Yahweh era pagare davanti a Dio tutti i peccati degli uomini. Secondo la logica dell'alleanza, chi sbaglia paga. Ed infatti, se noi dovessimo leggere il Pentateuco, nella parte finale di questo grande documento, che è il documento dell'alleanza dell'Antico Testamento, cioè nel Deuteronomio, noi troveremo le maledizioni, che sono castighi, per chi non osserva la legge dell'alleanza. Geremia riflette un momento e dice: è impossibile che un uomo con le sue sole capacità riesca ad adempiere totalmente l'alleanza. Quindi questa alleanza la consideriamo pedagogica, ma il compito suo è finito. E lui annuncia una nuova alleanza, dove dopo il peccato non c'è il castigo del peccato, ma c'è solo il perdono. Lo dice proprio esplicitamente: tutti mi conosceranno perché io perdonerò il loro peccato. Naturalmente qui manca qualcosa, perché in Oriente il male si espia con il sangue. Qualche decennio dopo, il Deutero Isaia parla di questa figura misteriosa del servo e dice: sì, è vero, l'annuncio di una nuova alleanza è autentica, è vera, solo che l'uomo non paga più per i suoi errori, perché c'è un altro che paga al posto suo. E questo che paga al posto suo si chiama servo di Yahweh. Se voi leggete soprattutto il quarto carme del servo, è un po' lungo, e a cavallo di due capitoli, 52 versetto 13 e 53 fino al 12. Lì trovate spiegato come questa figura, profetizzata dal Deutero Isaia, sia colui sul quale ricadono i castighi di Dio per i peccati degli uomini. Lui si sobbarca la responsabilità di tutti i peccati degli uomini passati, presenti e futuri, e quindi Gesù sulla croce esaurisce i castighi di Dio per i peccati degli uomini. Dire dunque che il terremoto è castigo di Dio vuol dire che la morte di Gesù è qualcosa di incompleto. Quindi non c'è la redenzione nella morte di Cristo. Capite l'eresia che ha detto quell'uomo? Non ha detto una cosa di cattivo gusto soltanto, ma ha detto una cosa teologicamente sbagliatissima, perché quel tipo di ragionamento dice che la morte di Cristo non serve, che Cristo ha detto una balla, quando dice che lui era il servo di Yahweh, quindi espiava per tutti,
o che il Padre Eterno è bugiardo. Mi pare che comunque le cose siano brutte e grosse. Per questo motivo è giusto avere idee chiare e dire: quel santo uomo, per l'amor di Dio, lui avrà avuto le migliori intenzioni di questo mondo, ma ha detto una oscenità teologica. Non è possibile. E quindi il Vaticano ha fatto bene a intervenire, Radio Maria ha fatto bene a dire: chiudiamo qui. Più vecchio divento e più sono convinto che Wittgenstein aveva ragione. Di ciò che non si sa. Adesso capite perché quando mi parlano dei teologi dogmatici io alzo su sempre le orecchie. E ha insistito anche dopo le reprimende, ha detto che aveva ragione. Va bene. Che poi il terremoto sia una profezia, io sono d'accordo con questo mio collega. E questo l'ho detto in tempi non sospetti. Voi fate una semplice riflessione, ma minimale. Pensate se tutti i soldi che noi abbiamo speso per gli armamenti li avessimo tutti dirottati per lo studio di questa potenza che la nostra terra possiede. Senz'altro non si possono fermare i terremoti, almeno per quanto ne sappiamo fino ad oggi. Però si poteva fare la ricerca per capire i segni premonitori, se c'è qualcosa che li annuncia, perché sapere questo significa salvare vite umane. Tutte. Terremoto dice che forse noi uomini dovremmo riflettere un momentino sul valore della vita che viene sacrificato a favore di certe altre spese che potrebbero essere o annullate o ridimensionate a favore della ricerca scientifica. Bene. Come possiamo allora interpretare l'espressione "completo nelle mie membra quello che manca alla passione di Cristo"? Il dolore di gente, il dolore di bambini. Allora, per quanto riguarda la frase di Paolo, il discepolo cristiano è chiamato ad imitare Gesù Cristo, tanto da poter dire: non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Paolo. Ciò che lui completa non è la passione oggettiva di Cristo, ma è quel Cristo che sta costruendo dentro di sé. È questo Cristo che lui sta completando con le sue sofferenze. Quindi non viene toccato il mistero del Calvario. Viene invece completato quell'adeguamento di se stessi alla figura di Gesù, e siccome noi siamo brave persone ma la sofferenza non ci piace, la sofferenza che noi viviamo completa ciò che manca alla passione di Cristo che io sto vivendo. Per quanto riguarda invece il dolore dei bambini, qui dovremmo fare un corso di 8 incontri, perché anche dopo 8 incontri di riflessione in parte resterà un mistero, perché la sofferenza e il dolore restano sempre un mistero. Se è possibile, visto che io avrei una domanda un po'... Allora, quello schema dell'espiazione a me sembra tanto uno schema ebraico, che io personalmente, ma penso anche di poter dire noi occidentali, facciamo un po' fatica a recepire, perché qualcuno deve pagare? Noi non siamo... Perché quando tu rompi una lastra, l'altro può rimanere amico tuo, ma tu la lastra la devi pagare. Sì, ma non è onnipotente, ma non sei tu che metti le regole. Non so, questo bisogno di espiazione vorrei tradurlo in una maniera... Noi
Sì, io capisco quello che tu dici e sono d'accordo. Il padre che si sente il figlio. Ecco. Se io scelgo un popolo come quello pordenonese, come devo operare la redenzione perché il popolo pordenonese lo capisca? Devo arrivare qui con 300 camion e rimorchio pieno di soldi e devo distribuirli a tutti. Allora capiscono che io sono Dio che redime. Chiaro il concetto? Se io mi... Io, modestia a parte, faccio parte di Dio, vero? Se io mi incarno in un popolo che si chiama popolo ebraico, devo parlare a quel popolo, perché se quel popolo capisce, poi gli apostoli predicano. Se non capiscono, nessuno predica. Ed è la cultura ebraica, la cultura semitica in genere, che ha questo principio. Se Gesù si fosse incarnato nel mondo romano, avrebbe sacrificato 100.000 tori, perché quella era la logica romana. Nell'ambito ebraico no. Nell'ambito ebraico ci sono delle premesse culturali, teologiche, per cui o lui faceva così o non aveva alternative. No, adatto, questo lo capisco bene. Non riesco però a tradurlo nel mio schema mentale. È possibile? È possibile che tu non sia il centro dell'universo e quindi ti adegui allo schema mentale degli altri. Devo diventare ebrea? Perché... Sì. Sì. Paolo lo dice? Lo dice con chiarezza. Ma se io ne parlo agli altri, questa cosa è difficilissima. E non ne parli? Perché i discepoli, quando cominciavano a fare il kerygma, non hanno mai parlato di espiazione, hanno semplicemente detto è morto ed è risorto. E lì c'è il rebus, che uno muoia e che uno risorga. Non hanno mai cominciato a parlare col criterio dell'espiazione. L'espiazione è una riflessione teologica, è una didache, che la Chiesa fa un bel pezzo dopo che è avvenuto il mistero pasquale, è un bel pezzo dopo che i cristiani sono diventati cristiani. Se noi studiamo l'evoluzione del pensiero della Chiesa primitiva, il primo pensiero è questo. È un obbrobrio che quel tizio che si chiama Gesù di Nazareth sia morto così. È tutto fallito. Questa è la prima tappa. La seconda tappa, invece, è stata questa. Se non moriva così, non poteva risorgere. Se Gesù fosse morto di vecchiaia, sarebbe stata tutt'altra cosa la faccenda. Poi sono arrivati alla terza tappa e hanno cominciato a dire, ma lui questo lo aveva previsto. E cominciano a ricordare tutte le profezie che Gesù aveva fatto sulla sua morte. Non solo le tre famose profezie, ma poi ci sono molte altre. Per esempio, non so, nessuno mai tocca la profezia in cui Gesù dice guardate che un profeta non può morire che a Gerusalemme. Oppure, guardate che io camminerò per 3 giorni e il 3° giorno finirò il mio cammino. Sono tutte allusioni a ciò che accadrà. E allora hanno cominciato a dire, bene, quella morte che è oscena, senza della quale non sarebbe risorto, però è una morte che lui ha profetizzato. E quindi quella morte è un adempimento delle sue profezie. Non c'è espiazione per il momento. Poi c'è una quarta tappa, dove loro, partendo dalle profezie di Gesù, sono passati alle profezie dell'Antico Testamento. Ed è qui che nasce la riflessione sulla espiazione. Sulla quarta tappa teologica. Poi ce n'è una quinta, che è quella fatta da Giovanni, il quale dice, nel cammino di Gesù verso il Padre, la croce è il primo gradino che lui fa, perché viene staccato da terra. E allora la croce è l'inizio della gloria di Gesù Cristo. Quindi noi, davanti alla croce, non abbiamo solo la terza interpretazione, abbiamo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta.
se noi ci fermiamo alla sola espiazione, beh, siamo un po' miserabili a livello teologico. Però c'è anche questo, e può creare giustamente difficoltà per la nostra mentalità. Non a caso, quando Gesù parla coi discepoli di Emmaus, che come noi non capivano quello che era accaduto, era un assurdo, qual è il rimprovero che Gesù fa? Tanto incomincia con stolti e tardi di cuore, che per me è qui. E poi la lezione sua è, cominciando da Mosè e dai profeti, spiego loro in tutte le scritture. Ma la stessa cosa la ripete a Gerusalemme la sera stessa, quando i discepoli sono tutti lì al cenacolo, Gesù si manifesta, prendono paura perché pensano che sia un fantasma, lui mangia del pesce per dimostrare che non lo è, e poi la prima cosa che dice è questa. Queste erano le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi. E cominciando da Mosè, dai profeti, dai salmi, spiego loro in tutte le scritture. È impressionante. Non solo noi occidentali facciamo fatica a capire, ma anche loro ebrei facevano fatica a capire. E Gesù fornisce a queste persone l'Antico Testamento per capire. Quella era la chiave. Quando uno sbaglia, paga. Perché facciamo le assicurazioni? Perché se facciamo scioc con la macchina, i danni bisogna pagarli. Non a Dio, noi non paghiamo niente a Dio. Dio non ha bisogno di noi. Ma pensate il danno che un prete fa o un cristiano fa quando non si comporta da prete e da cristiano. Quando c'è stata l'epidemia dei preti pedofili, tutti i preti ne hanno risentito, anche quelli che si comportano bene. I cristiani oggi non hanno più il senso del pudore, perché se un deputato che è battezzato ruba, diciamo la classe politica, è un cristiano. Se uno uccide sua moglie, diciamo, è uno psicopatico, d'accordo, ma guardate che è un cristiano. Noi non pensiamo mai così. Quindi non è detto che il nostro modo occidentale di pensare sia il migliore. E non pensiamo mai che il male va riparato, non per lui, ma per questo danno sociale che una volta si chiamava con tanti nomi, uno dei quali era scandalo. Noi facciamo del male. Pensate alle generazioni più giovani che vengono su e vedono noi adulti comportarci in un certo modo. È un male che va riparato e a noi non ci interessa proprio un bel niente. Quindi non facciamo della nostra cultura il centro a cui tutto deve convergere. Dobbiamo imparare a transculturare, questo sì, ma transculturare non significa mettere al centro la nostra cultura lasciandola intatta, perché quando io metto un po' di nero dentro a un secchio di pittura bianca, li cambio colore? E quindi quando faccio una transculturazione cambio colore alla cultura di arrivo. E noi facciamo una fatica da morire a capire questo, perché vorremmo che la nostra cultura resti intatta. Non può? Non può. 2000 anni di storia in Occidente hanno parlato così. E fino ad oggi, parlando attraverso queste tappe, l'Occidente ha capito. Oggi non capisce più. Che cosa si cambia, la fonte o il recipiente?
Se io cambio la fonte, non è detto che mi venga fuori più acqua. È meglio cambiare il recipiente. Non sono problemi facili, quello che ha posto la Franca è un problema enorme. Però quei quattro neuroni che abbiamo in testa è giusto che li adoperiamo. Quando Paolo passa dal mondo semitico al mondo greco, parlerà di apolitrosis, un primo tentativo, dove Paolo dice: noi siamo diventati schiavi del peccato e di Satana. Cristo ci ha comperati e poi ci ha firmato il documento di libertà. Questo processo giuridico del mondo greco-romano si chiamava apolitrosis. E Paolo adopera questo concetto invece che il concetto di espiazione. Ma è lo stesso. C'è qualcuno che paga. Noi facciamo un mucchio di fatica oggi a sbagliare e a pagare, perché la colpa è sempre degli altri e io non pago niente. È una mentalità, la nostra, difficile da accostare, perché non è sempre giusta. Per questo dicevo, poniamo il problema, ma teniamo presente questi vari aspetti. Metterli insieme tutti, io non sono capace. Se fossi capace sarei un genio come Tommaso d'Aquino e la faccia da genio proprio non ce l'ho. Se c'è qualcuno di voi che ce la fa a mettere insieme tutto quanto, sarei felicissimo. Bene, cosa dite? Partiamo? Sì? Comunque, grazie per questi interventi, perché, detto sottovoce in punta di piedi, questi interventi sono di gran lunga migliori delle conversazioni che facciamo, perché questi interventi pongono in evidenza problematiche che i nostri amici teologi dogmatici... Va bene... Siamo alla linea 21. Quei sei punti che vedete sono fondamentalmente la suddivisione della prima lettera di Pietro. Voi leggete, ci sono dei richiami verbali, ci sono tematiche. Alle volte c'è anche il cambio di persona. Ci sono dunque degli elementi che fanno cadenzare la lettera in queste sei suddivisioni. C'è un esordio epistolare, poi c'è un proemio. Se avete visto, noi abbiamo pregato una parte del proemio. E se avete notato, la suddivisione della preghiera che abbiamo fatto è semplice, perché dalla linea 8 alla linea 10 il soggetto è noi. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha generati mediante la risurrezione. Nella parte che io vi ho letto c'è un voi. Essa è conservata nei cieli per voi, non per noi. C'è il cambio di persona, capite? Quando noi leggiamo un testo, dobbiamo tenere presente non solo i richiami verbali a cui voi già siete abituati e ci torneremo sopra più avanti, ma anche a queste forme grammaticali e anche al contenuto. Tenute presente queste cose, noi abbiamo un esordio epistolare, un proemio, poi abbiamo il primo e parte del secondo capitolo, i doveri e natura della comunità cristiana, poi abbiamo
parte del secondo, tutto il terzo e parte del quarto, come si risponde alle false accuse? Con un comportamento buono. Questo vale sempre. C'è stato un tempo, pensate che quando mi tagliano i capelli, non voglio neanche quella cipria che mettono alla fine, non voglio niente. Però c'è stato un periodo in cui alcune donne di San Marco mi accusavano di tingere i capelli. A un certo momento ne ho presa una, immaginatevi cosa avrei voluto fargli, e gli ho detto, esplori. Dice, no, non è vero, è proprio suo il colore. Dico, l'eredità cromosomica mia non è la sua, per cui io faccio fatica ad avere i capelli grigi. Comunque, dico, non si preoccupi. Mio padre, prima di morire, mi ha detto che solo i merli restano neri. E da quella volta, quando la gente parla male di te, chiaro il concetto? Tu continui a comportarti in maniera corretta come sempre, il tempo, ricordatevelo, è galantuomo. Tempo è galantuomo. E ciò che è falso si affloscia. L'importante è avere forza e pazienza. Dunque, il nostro autore parla a questa comunità pestata dicendo, guardate, non preoccupatevi, ci sono tante accuse false nei nostri confronti, l'unica risposta è continuare a comportarci bene come sempre. Poi, nell'ultima parte, c'è il problema della sofferenza del cristiano. E qui forse entreremo a contatto con alcune problematiche che neanche l'autore sacro risolve. Perché in tutto l'arco dei 73 libri della Bibbia non c'è mai una soluzione per la sofferenza. C'è sempre l'altra strada per cui la fede ti aiuta a convivere con la sofferenza, che è un'altra cosa. Ma la spiegazione ultima della sofferenza la scrittura non te la dà. Ti dice, è iniziata là, quando l'umanità si è separata da Dio ai primordi dell'umanità. Ma qual è l'essenza della sofferenza? Non c'è, in tutta la Bibbia. E poi abbiamo, ovviamente, al punto numero 6, la conclusione epistolare. Però questo non significa che la prima lettera di Pietro sia una lettera, anche se abbiamo questa conclusione epistolare. Perché? Se noi avessimo tempo, modo, voglia, e non solo 8 incontri, e non solo di 1 ora e mezza, noi potremmo approfondire e troveremo delle cose interessantissime. In questo scritto è come se noi trovassimo il commento al battesimo. È una specie di mistagogia. Quella che tento io di fare quando battezzo un baby. Allora, i singoli passaggi li spiego. Naturalmente chi è presente vede i gesti e capisce la spiegazione. Voi tirate via la celebrazione, provate a pensare di non avere il dono della vista e sentite e basta. Invece di sentire, nel caso nostro, abbiamo uno scritto. E questo scritto è la cadenza dei gesti battesimali della Chiesa primitiva. Spiega. Per cui molti pensano che questo non sia altro
che è una specie di grande commento a una celebrazione battesimale. Poi hanno aggiunto sopra e sotto gli elementi epistolari. Se infatti noi facessimo quell'esame di cui vi ho parlato, scopriremo che ci sono diversi canti liturgici dentro al testo. Brani ai quali l'autore si rifà per spiegare i suoi concetti teologici, che se fossero applicati alla gestualità liturgica del battesimo della Chiesa primitiva sarebbero in sintonia perfetta. Per cui molti biblisti pensano dunque che questa lettera sia una mistagogia, cioè è un testo che fa parte della celebrazione. Altri studiosi sono d'accordo su questo, ma vanno più avanti e dicono questo testo è l'omelia che veniva fatta durante la celebrazione. Non era un'omelia fatta tutta in un momento, come siamo abituati noi, ma era un'omelia ripresa in più tappe, per cui c'era una parte della celebrazione, poi ci si fermava. C'era chi presiedeva, che interveniva in questo modo per spiegare le singole parti, non era una spiegazione che veniva fatta durante la celebrazione, ma finito il pezzo di celebrazione, omelia, si riprendeva la celebrazione, altra piccola omelia, ancora si riprendeva la celebrazione, altro pezzo di omelia. Io non so quale delle due sia vera, perché il principio è sempre quello, quod gratis probatur, gratis negatur. Che questo testo non sia una lettera è chiarissimo, tutti siamo d'accordo. Che poi questo testo sia legato all'esperienza battesimale, tutti siamo d'accordo. Che sia una mistagogia o che sia un'omelia, qui incomincia a suddividersi le varie sfumature di opinioni. Una lettera non è. A noi è arrivata con la fisionomia della lettera. Chi è l'autore? Pietro. Beh, andiamoci piano. Chi è Pietro? Gli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, narrano quell'abbozzo di processo che c'è stato da parte del Sinedrio nei confronti di Pietro e di Giovanni in seguito al miracolo che Pietro ha fatto alla Porta Bella facendo camminare lo storpio. Li interrogano e dalla risposta che Pietro e Giovanni danno, i sinedriti concludono così: vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone agrammatoi, cai idiotai. Adesso sapete da dove viene fuori la parolaccia. Erano persone semplici e senza grammatica, a grammatoi, alfa privativo, cioè ignoranti. Allora, siccome la parola ignorante è eccessiva, i miei colleghi neotestamentaristi hanno scritto senza istruzione, elegantissimi. Ora, se questo è Pietro e questa notizia viene ulteriormente confermata da quel vescovo turco che si chiama Papia, il quale diceva che Pietro aveva sempre accanto a sé Marco, che gli faceva da ermeneutes, traduttore simultaneo.
qualifiche piuttosto pesanti per la cultura di Pietro. Nostro primo Papa era un ignorantello, aveva lo Spirito Santo, però come cultura sembra che fosse un buon commerciante, perché aveva una delle ditte più grosse di vendita di pesce, di pesca, di vendita di pesce a Cafarnao. E questo lo dicono gli archeologi, perché una delle più belle case di Cafarnao, guarda caso, è quella di Pietro. Quindi gli affari li sapeva fare. Per il resto lasciamo perdere, un velo pietoso di carità. Dunque, Pietro e Giovanni erano agrammatoi e idiotai. Per Pietro sappiamo ancora che aveva bisogno del traduttore. Come fa una persona del genere a conoscere bene la lingua greco-ellenistica? Perché la prima lettera di Pietro contiene il miglior greco del Nuovo Testamento. Migliore anche di quello di Paolo. Migliore di quello di Luca. Ci siete? Già questo mette un grosso punto di domanda su Paolo, su Pietro, autore della lettera. Poi, la volta scorsa, abbiamo visto il contesto storico. Il contesto storico è la persecuzione di Domiziano, che non sia addirittura quella di Traiano, e quindi siamo dopo il 96. Pietro muore nel 64. Qualcuno ridacchiando può dire: è venuto dell'aldilà, ha scritto la lettera e poi c'è tornato. Non è così, non è così. Quindi è difficilissimo che questa lettera sia stata scritta da Pietro. È vero che l'autore conosce molto bene la stilistica semitica, però conosce molto bene il greco. Allora a questo punto bisogna dire che chi scrive è un ebreo di lingua greca, quindi è un ellenista. È un figlio di Antiochia, non di Gerusalemme. Qualcuno ha sospettato che si trattasse di Silvano, perché alla fine della prima lettera di Pietro si dice: vi ho scritto brevemente, sarebbe Pietro che parla così, per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi, attestarvi che questa è la vera grazia di Dio, in essa state saldi. Allora è stato Silvano a scrivere la lettera, il quale Silvano dice: io l'ho scritta riassumendo tutti i pensieri di Pietro, e quindi è Pietro che mi fa scrivere questa lettera. E Silvano scrive spudoratamente, per noi occidentali: vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano. Vi è chiaro? Qui occorre fare una piccola parentesi. Vi ricordate, abbiamo toccato tante volte il problema della pseudonimia in Oriente, per cui se io pubblico gli appunti che ho preso del mio vecchio professore Alonso Schekel, che è morto, in Oriente, pubblicando quegli appunti, io devo mettere il suo nome, non il mio. Vi è chiaro? Ma siamo nel 2016, lui è morto nel, non lo so, 2010, via di lì. Quindi non può essere stato scritto da Alonso Schekel. Sì, è vero. Ma in Oriente si ragionava così. Questo libro che Don Renato pubblica non sarebbe possibile perché sono gli appunti che Don Renato ha preso delle lezioni dell'altro. Quindi qui c'è l'altro. Quindi in Oriente c'è questa forma strana di attribuzione di autorità. Noi in Occidente diciamo: sono bugiardi. È un'altra mentalità la nostra, non è la loro. Bene, questa dicitura vi sta a dire qual è la mia opinione.
è un anonimo, è un ebreo di seconda, addirittura terza generazione, che però parla greco, probabilmente appartiene a una comunità di fondazione petrina e quindi ha raccolto quello che nella sua comunità si pensava. Inizialmente, dunque, noi abbiamo forse un presbitero ebreo cristiano di lingua greca. Fa una omelia, fa una mistagogia, fa una riflessione sul battesimo. Quando saremo di là in paradiso capiremo. Questo primo scritto che nasce da questo signore anonimo viene poi tradotto in lettera con l'aggiunta dell'esordio epistolare e della conclusione epistolare. Quindi lo scritto autentico sarebbe questo qui. Queste sarebbero aggiunte tardive quando lo scritto è stato introdotto nel Nuovo Testamento come testo ispirato. È un po' difficile dirlo perché noi sappiamo, purtroppo, poche cose. Quando un biblista parla vi sembra che sappia tante cose, di fatto però non ne sappiamo tante. Noi sappiamo che Efeso era il quartier generale di Paolo. Nonostante Paolo avesse un'amicizia tenerissima e fosse ricambiato con i filippesi, gli abitanti cristiani di Filippi, erano tutto miele. Aveva un rapporto molto hegeliano con i corinti, ma tutto sommato si volevano bene. Però lui, quando faceva le sue spedizioni, partiva da Efeso e ritornava a Efeso. Tutto quanto è nato con la lettera mancante ai Laodicesi. Tutti quanti sapete che alla fine della lettera ai Colossesi lo scrittore sacro dice: quando avete finito di leggere voi questa lettera, date la lettera ai Colossesi e ai Laodicesi e prendete la loro lettera e la leggete nella comunità celebrante. Ma questa lettera ai Laodicesi non c'è. Ora, se noi studiamo molto bene l'intestazione della lettera agli Efesini, troviamo delle grosse irregolarità nei manoscritti. Quella che noi abbiamo tradotta nella CEI è, diciamo così, un testo addomesticato. Ma se noi facciamo l'esame della critica testuale, nei manoscritti che abbiamo delle lettere agli Efesini sono veramente cavoli acidi. Per cui questa lettera è una lettera, chiamiamola così, circolare, che gli Efesini si sono autointestati. Non è nata come lettera agli Efesini. Quello che viene scritto poi non appartiene ai problemi di Efeso. E quindi molti neotestamentaristi pensano che la lettera ai Laodicesi, apparentemente persa, oggi è arrivata a noi col nome di lettera agli Efesini. La domanda è: come mai gli Efesini se la sono autointestata? Come mai la prima e la seconda lettera ai Corinti invece sono quattro lettere, non due?
come mai la lettera ai Filippesi sono tre lettere cucite e fatte diventare una lettera sola? Perché la lettera ai Romani è l'insieme di due lettere? Probabilmente perché a Efeso hanno fatto la raccolta di tutti gli scritti di Paolo, gli hanno dato una specie di ripulita, hanno fatto tutte queste operazioni redazionali e siamo verso il 90 d.C. Un qualcosa del genere deve essere successo verso il 100-105, quando viene chiuso il canone del Nuovo Testamento. In quell'occasione vengono risistemate quelle che noi chiamiamo le lettere cattoliche. Le tre di Giovanni, le due di Pietro, Giacomo, Giuda. Per cui questa aggiunta epistolare è molto tardiva. Questo è ciò che sappiamo fino ad oggi. Probabilmente fra 10 anni torneremo a fare la lettera di Pietro e io vi spiegherò qualcosa di più, perché in 10 anni si riesce a scoprire qualche cosa. Bene, adesso girate pagina e leggiamo la colonna di destra. La leggiamo di seguito. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. E se chiamate padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta. Ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetto e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio viva ed eterna, poiché ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore del campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. Questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Torniamo al foglio numero 1, poi andiamo a prendere il caffè. Se io devo leggere questo brano e cominciare a dargli una fisionomia e non lasciarlo così come fosse una lenzuolata di pie parole, io devo tener presente alcuni dati e mi accorgo che questo testo è suddivisibile in 4 momenti. Di per sé sarebbero 3. Il primo, versetti dal 14-16, dove l'autore presenta il principio di identità. Chi sei tu, cristiano?
Poi c'è un versetto di transizione, perché questo versetto chiude la prima parte, dove voi avete il linguaggio parentale, figli padre, e apre la seconda parte, dove Dio in qualche maniera fa da inclusione. Quindi il versetto 17 è un versetto cerniera, è un versetto di transizione. La seconda parte consistente, dal versetto 18 al 21, dove si presenta la salvezza, l'espiazione, la compera, la redenzione, possiamo adoperare diversi vocaboli, il modo divino di attuarla e qual è la risposta umana a questa salvezza. E poi l'ultima parte, invece, versetti 22 e 25, come si vive questa salvezza. È interessante che come prima cosa non si parli dell'agape, ma si parli dell'obbedienza. Lo vedremo nella seconda parte del nostro incontro. Ora, se io esamino bene questo testo, devo dire che la teologia che ne nasce è un mix di citazioni veterotestamentarie e citazioni neotestamentarie. L'autore mette insieme tutti e due i testamenti per comporre questo brano. Questo significa che siamo in uno stadio avanzato della teologia della Chiesa nascente. Secondo, la teologia è ancora ebraico-cristiano, anche se di tipo ellenistico, non è greco-cristiano, cioè costui conosce Paolo ma non lo segue. Segue un altro tipo di pensiero. Questo ci sta a dire dunque che nella Chiesa non c'è un solo modo di parlare della redenzione, di parlare di Gesù Cristo, ma anche di parlare di morale. Invece noi oggi, ereditando una mentalità che viene dal Concilio di Trento, pensiamo che unità significhi uniformità, tutti uguali. L'amore sponsale è qualcosa di grande, ma l'uomo è uomo e la donna è donna. Ed è proprio perché sono diversi che formano unità. Noi non siamo più abituati alla Chiesa dei Padri, dove il pensiero cristiano-siriaco era diverso dal pensiero greco-cristiano, dal pensiero latino-cristiano, dal pensiero copto-cristiano. Ed era un'unica Chiesa. Oggi per sentirsi uniti dobbiamo pensare tutti uguali? No. La storia ci dice che è possibile essere una cosa sola in Cristo anche con approcci diversi al problema della redenzione, al problema dell'identificazione della figura di Cristo, alla concezione di Chiesa, di ministero e via di questo passo. Arriveremo a questa fioritura di diversità nell'unità? Io spero proprio di sì. Per il momento no, per il momento non c'è. Per il momento c'è unità uguale uniformità. Un secondo elemento da tenere presente è l'articolazione del pensiero di questo testo.
Noi potremmo dire così, che l'autore parte da un concetto di esodo intelligente. Dice: la nostra vita è un'esperienza dell'esodo. Però fatto con la testa, in maniera intelligente, vedremo poi come. Questo cammino che noi facciamo, che si chiama storia personale, è un avvicinamento progressivo alla resurrezione. Quindi che senso ha vivere? Risposta: è un cammino verso la resurrezione finale. Un secondo grosso concetto che anima tutto il brano è il concetto di trasfigurazione. Lo vedremo, si tratta di un verbo, direi, magico per certi aspetti, perché è lo stesso verbo che viene adoperato dagli evangelisti per parlare della trasfigurazione di Gesù. Il verbo è metamorfeo. E questa trasfigurazione che il cristiano è chiamato a fare lungo la sua vita è quello di camminare verso Dio. Anche qui c'è la costruzione giovannea, pisteuo eis. Credo verso. E questo credere verso viene tradotto in una parola forte. Qual è il cammino che tu devi fare? Essere santo come Lui è santo. Senza aureola. Perché santo sappiamo che nel mondo biblico ha un significato un po' diverso da quello che noi diamo a questa parola. Terzo grande concetto che noi troviamo nel testo è rendersi conto che per noi è possibile percorrere la vita per raggiungere la resurrezione, che questo percorso lo facciamo diventando santi. Questo è possibile perché Cristo ci ha redenti. E questa redenzione non è avvenuta per mezzo della gnosi, della pura intelligenza. Non è un sistema filosofico il cristianesimo. Questo diventare santi, quindi questo trasfigurarci, significa entrare dentro nella logica del Vangelo e significa imparare ad amare come Dio. Non ci riusciremo mai. Ma quello è il punto a cui dobbiamo mirare. Ed infine l'ultimo pensiero teologico è questo. Noi siamo poveri, sbagliamo, ma ogni giorno siamo rigenerati dalla parola. Il che vuol dire che la parola letta con questi presupposti diventa salvifica e perdonante. È importante. Io sono sicuro che nessuno vi ha detto che leggere mezz'ora al giorno la scrittura ottenete l'indulgenza plenaria. Come passare per la porta santa. Buon caffè.